l'umanità ha strappato alla natura lo spazio che consentiva all'umanità stessa di riprodursi, di crescere e di crescere in grande quantità. L'ambiente è stato modificato per permettere agli uomini di vivere, agli esseri umani di vivere senza quegli impedimenti che la natura poneva come limite alla crescita demografica. Quindi si tagliava il bosco per lasciare spazio intanto alla città, per lasciare spazio ai campi, per lasciare spazio ai pascoli. Quando ero bambino andavo nei nostri monti, l'animale più grande che potevo sperare di vedere era una volpe e comunque anche quella non era così facile da vedersi. I rapaci erano quasi completamente scomparsi, cioè, avevano subito una battaglia che è durata secoli, fatta dall'uomo perché la natura fosse meno cattiva con lui. Perché gli uomini avevano eliminato tutti quegli animali che erano considerati nocivi nei bar degli anni 50, c'erano affissi dei manifesti con degli animali cosiddetti nocivi per i quali addirittura si spingeva la gente alla cattura di questi, all'uccisione di questi animali. Tra questi animali c'era l'aquila reale, il lupo, il tasso. Questi manifesti ancora si vedono ed erano affissi nei bar, negli esercizi pubblici fino agli anni 50, 60, tutto ciò che impediva l'affermarsi dell'attività dell'uomo sul territorio era considerato nocivo e quindi da eliminare in tutti i modi, anche in modo del tutto radicale. E ci si era in parte riusciti. Noi sappiamo che negli anni 70 i lupi erano ridotti a pochissimi esemplari, questo perché il lupo era considerato un animale nocivo, pericoloso, dannoso, con il quale l'uomo entrava in competizione. E quindi si decise, si pensò di eliminarli tutti e vennero quasi tutti eliminati, come vennero eliminate le martore, le faine, le volpi, non tutte, buona parte. Su certi animali l'attività di caccia era favorita, incoraggiata dalle autorità. Se uccidevi un lupo, se uccidevi una volpe, una faina, una puzzola, una martora, facevi bene. Se uccidevi un tasso, facevi bene. Anzi, magari ti beccavi anche qualche premio. Animali, animali ce n'era pochi. E cacciatori anche, però comunque era una questione di sopravvivenza e quindi, per dire, io ho visto delle cose che chiamavano quelli del paese perché avevano trovato le orme della faina e le seguivano da sopra, dal fiume, da Casanova fino alla zoccola, perché lì la faina era andata nella cascina. Allora, fino a mezzogiorno seguiva la faina sperando che stesse nel fienile, al pomeriggio tutti i cacciatori, 4-5 col fucile, andavano su, caccia chiusa, nella neve, e i bambini a far uscire sta faina. La faina più furba di noi montava sul tetto, passava sotto le tegole, si buttava tipo scoiattolo nella neve, boom, una botta nella neve, lì i palini si raffreddano col cazzo che la prendevi, e prendeva giù i fiumi come missili, no? E poi se andava a nascondere magari nella sua tana. Allora vai a casa, prendi il picco, scava, cerca di prendere sta faina, scava, butta fuori terra, scava, intanto hanno short, che mettiamo un ferro. Una capi, già un ferro, metti un ferro, una cattapà, lì l'indomani mattina ti va, vai a faina, la fa tu buso di fianco di un ferro e via. Ti capisci? Così. È stata una gara di astuzia, essenzialmente.
nel quale gli uomini si inventavano sistemi sempre più sofisticati per catturare gli animali e gli animali imparavano rapidamente ad eludere queste insidie che l'uomo sistemava sul territorio. Perché in realtà queste catture non venivano effettuate con le armi da fuoco, ma con le trappole. Innanzitutto non venivano effettuate con le armi da fuoco perché l'arma da fuoco danneggia la pelliccia, che era l'oggetto poi della cattura. Teniamo presente che stiamo parlando di animali che erano all'epoca considerati animali nocivi, quindi non c'erano leggi che in qualche modo impedivano di catturare questi animali o che stabilivano un periodo nell'anno nel quale venivano cacciati. Normalmente si cacciavano in inverno, si cacciavano in inverno per una questione evidente, cioè perché le pellicce in inverno erano più folte, più ricche, più morbide e quindi valevano di più. E soprattutto poi in inverno non si doveva lavorare i campi, quindi chi si dedicava a questo tipo di attività lo faceva come un secondo lavoro. Il primo lavoro era quello di agricoltore, il secondo lavoro era dedicarsi a queste attività. Pensando ai piccoli predatori, pensi poi alle loro piccole prede, quindi pensi sostanzialmente ai micromammiferi che comunque sono un elemento centrale degli ecosistemi forestali e di tanti altri ecosistemi, sui quali poi tanti animali campano, e quindi faine, volpi, gatti, puzzole, per parlare dei mammiferi, ma poi ci saranno anche altri vertebrati, sicuramente basano la loro esistenza su questi micromammiferi. Come dire, si dimentica l'importanza di questi animali perché li considerano magari dei topi, invece hanno un valore enorme, grande importanza per la disseminazione dei semi nel bosco, per il movimento del terreno, insomma, sono elementi fondamentali per gli ecosistemi forestali in particolare. Ecco. Per quanto riguarda il fatto che abbiano giocato poi un ruolo, io credo di sì, perché comunque anche con tutte le alterazioni che ci sono state, perché il nostro Appennino ha subito negli ultimi 150 anni, 200 anni, grandissime modificazioni da un punto di vista anche di copertura forestale, questo penso che sia in dubbio. Per cui direi che il micromammifero rimane un elemento centrale per la sopravvivenza anche di questi piccoli, medi mammiferi, diciamo così, ecco. Sicuramente i topi, i topolini, il topo selvatico, la Podemos, rimarrà sicuramente un po', purtroppo per lui, comunque quello su cui se lo mangiano praticamente un po' tutti, io credo, e quindi quello rientra sicuramente, gioca un ruolo fondamentale. Poi nei nostri boschi di micromammiferi, soprattutto come roditori, ci sono, vabbè, due specie di due Apodemus, l'erbicola rossastra e poi scoiattoli, ghiri, moscardini, eccetera. Ma questi terricoli qui, cioè gli Apodemus, le erbicole, sono quelli su quali insistono maggiormente. Poi il ghiro anche, si muove anche lui sul terreno, ma comunque insomma anche lui ha un ruolo importante sicuramente in certe situazioni. Poi gli anni 60 portarono una novità, che è stato il fatto che le persone smisero di rivolgersi alla terra per il proprio sostentamento e affluirono in massa nelle grandi fabbriche di Italsider, Lansaldo, l'Italimpianti, la Fincantieri. Queste fabbriche diedero lavoro alle persone e le persone smisero di lavorare la terra, quindi la terra tornò ad essere libera. Beh,
per poter essere occupata da tutti quegli animali che erano stati scalzati dall'uomo. Una volta che l'uomo se n'è andato, gli animali si sono progressivamente riappropriati, sempre di più, anno dopo anno, mese dopo mese, si sono riappropriati dell'ambiente naturale, riportandolo a condizioni simili a quelle di 300-400 anni fa. Una delle cose che a me affascina sempre la volpe è questa sua enorme plasticità. Se noi pensiamo alla volpe, è forse l'animale più perseguitato da sempre dall'essere umano, perché la volpe, vedete bene, eppure la volpe resiste sempre, c'è cioè ovunque, conquista. Ha conquistato fin la pianura un tempo, quando ero ragazzino io, la pianura padana era disertata dalla volpe, si diceva che non esisteva. E invece poi negli ultimi decenni la volpe ha cominciato anche a conquistare la pianura padana. Ha una plasticità sociale enorme, insomma, è molto. E quindi questo è sicuramente un elemento che affascina tantissimo. Ecco, come poi gli animali, non tutti, perché questo poi sembrerebbe quasi una concessione a tutti i disastri che facciamo, ma comunque come riescono poi in qualche modo a rispondere ai mutamenti che noi continuamente apportiamo all'ambiente che abitiamo inevitabilmente. Ci sono animali che ovviamente non sopportano e scompaiono, altri che rispondono in maniera molto straordinaria, ecco. Non bisogna mai dimenticare che comunque noi siamo intorno, siamo circondati da una vita comunque selvatica che non è passiva, che ha le sue strategie, ha le sue capacità di rispondere, fino a un certo punto, ovviamente non tutti sono in grado di farlo, però questo è comunque una cosa che mi affascina sempre molto, insomma. Gli uomini primitivi, gli uomini del Neolitico, della prima età del ferro, erano affascinati, in parte lo siamo anche noi oggi, affascinati dalle caratteristiche fisiche proprio degli animali selvatici. Possono correre velocissimi, correre per ore, ore e ore. Sono molto forti, sono dotati quasi di superpoteri, sentono cose che noi non sentiamo, vedono cose che noi non vediamo, annusano profumi, odori di cui noi non sospettiamo neanche l'esistenza. Quindi agli occhi dei primati
degli uomini antichi, gli animali dovevano rappresentare qualcosa di superiore.